Allora, ieri si è votato alla Camera sull'ordine del giorno. L'ordine del giorno è poca roba, devo dire la, la verità, ma l'ordine del giorno è un, uno degli strumenti parlamentari per. Porre delle questioni abbastanza binarie Allora, Fratelli d'Italia Visto, riprendendo quelle che erano le parole Anche del, del governo, di, di Conte eh, Quello che vanno dicendo in giro Cioè che il MES Sì, lo abbiamo approvato in Europa Perché nel documento finale il MES c'è Il MES c'è nel documento finale Così come non c'è il recovery C'è l'impegno eventualmente a farlo Quindi il, il MES c'è Allora, la, la Meloni, Fratelli d'Italia con un ordine del giorno ha invitato tutti a dire beh, visto, mettetelo nero su bianco con un voto parlamentare. Lo so che imbarazza oggi il voto parlamentare, però mettiamo un voto parlamentare e questo voto parlamentare deve dire chiaramente che l'Italia non utilizzerà il MES. Un ordine del giorno, è eh, che non c'era la fiducia al governo pure no. Si diceva, eh, siete coerenti con quello che è andato in giro ad annunciare in televisione e utilizziamo il Parlamento come notaio di questa vostra pseudo verità? E quindi Fratelli d'Italia ha detto Beh, vediamo Voi vi impegnate, cara maggioranza, vi impegnate A sancire con un voto che l'Italia non utilizza il MES Questa era la domanda semplice O rispondevi sì o rispondevi di no Cosa è successo? Che praticamente il Movimento 5 Stelle, tranne 7 Ha votato no all'ordine del giorno quindi, al contrario di quello che va in giro a dire, nel momento di verbalizzare, di mettere nero su bianco su un ordine del giorno, ripeto, l'ordine del giorno è una delle cose che si regala a volte all'opposizione. È uno degli atti meno, meno vincolanti, okay? meno impregnanti, non, non, ha, non mette in discussione il governo. Ti dice soltanto: tu hai detto, che era questo, ripeto, il, il, il quesito. Caro governo, vai in giro a dire che non utilizzi il MES. Quindi, crimi della situazione, stai dicendo da che parte stai? Oh, allora, vi dico che il Movimento 5 Stelle ha votato contro, tranne 7. Addirittura Stefano Fassina, ok, Stefano Fassina di Leu ha detto, io quell'ordine del giorno lo voto, perché io sono, voglio che rimanga agli atti, che, questo ha detto Stefano Fassina, voglio che rimanga agli atti, che io non voto per portare il Messe in Italia. Quindi, addirittura un uomo di sinistra ha, detto, ha, ha votato un ordine del giorno. Ogni tanto capita eh, che anche l'opposizione dica o proponga delle cose per cui valga la pena un voto. Fassino l'ha dimostrato e i sette del, del Movimento 5 Stelle, che ora. Uh, vado a, a prendere, i sette del Movimento 5 Stelle, uh, idem hanno votato e sono Antonio Lombardo, Alvise Maniero, uh, Dani Daneschi, Raffaele Raduzzi, Andrea Vallascas, e Giovanni, uh, Giovanni Viadello e Pino Cabras. Cabras poi ri ha rilasciato una intervista, uh, un intervista a Repubblica, uh, ve la leggo perché secondo me è una delle. È chiara, è chiara ed è, secondo me dovrebbe essere il modo di parlare di chi aveva fatto la campagna elettorale alle politiche, quindi è entrato in Parlamento con un programma elettorale che diceva no al MES, liquidazione del MES. Poi qualcuno non cambia idea, sempre di meno, e tutti gli altri invece si mettono le mascherine in questo eterno carnevale governativo. Onorevole Cabras, lei è uno dei sette del Movimento 5 Stelle dissidenti che hanno votato l'ordine del giorno di Giorgia Meloni. Risposta, nomes significa nomes. Ma il resto del gruppo ha votato contro il documento. Il gruppo ha voluto dire a Giorgia Meloni, guarda, tu non sei credibile. Quando venne votato il MES, tu eri al governo. Perché allora lei ha votato sì? Glielo ho detto per coerenza. C'era scritto, noi non useremo mai il MES le stesse parole di conta. Quindi dice, non è che mi sono iscritto a Fratelli d'Italia. Per me, Fratelli d'Italia, resta. Una cosa lontana, un partito lontano, Cabras dice per me è il partito che comunque ha, ha, ha fatto il, il MES, poi Giorgia Madoni non l'ha fatto, ma poco importa, non me ne frega neanche più nulla di pesare le, le parole, però agli atti resta questo, che quel voto lei non lo andò a, a, a fare, però dice noi non useremo mai il MES e io ho votato questo, del resto sono le stesse parole di Conte, ma così voi sette avete spaccato il movimento ma infatti non sono contentissimo. infatti è partita la lettera di richiamo verbale non la lettera, un richiamo verbale da parte di Vito Crimi che ha detto basta, non lo dovete fare più quindi vuol dire che la prossima volta che gli mettono il messaggio lo devono votare poche parole, oppure, eh ragazzi, oppure spaccatura eh, in un certo senso sì, siamo coerenti, però siamo onesti un ordine del giorno all'efficacia giuridica di un pompelmo che veramente è poca roba c'è Di Battista dietro di lei, leggende, l'ho incontrato una sola volta nel febbraio 2018 a Iglesias, lo stimo, lo leggo sempre con attenzione. Qual è la sua storia? 52 anni, sardo, analista finanziario, tra i fondatori di Pandora TV, la TV di Giulietto Chiesa. Perché dovremmo rinunciare a 37 miliardi per la sanità? Domanda la giornalista. Noi abbiamo bisogno di migliaia di miliardi. Con quei soldi ci facciamo la birra. Ragazzi, è un po', non è quello che noi stiamo dicendo. Sì, è quello che stiamo ripetendo da eh, sempre. Quindi evidentemente quello che dicevamo prima quando facevamo la campagna elettorale alle politiche ha maggior ragione, oggi, oggi ha ma maggior ragione ha senso. Quindi vi ho letto l'intervista di, di Cabras che è uno dei pochi, che, quindi è poca roba, i resistenti sono pochi. Alla fine ecco che eh, arriveremo, arriveremo, a ciò che ormai si respira anche dentro i gruppi parlamentari del movimento, e tanto che Di Maio, fin dei conti, in un'intervista alla stampa, non ha detto in maniera netta che il MES non lo utilizzerà. Non è sempre di ma se il MES non ha condizione, dobbiamo essere pragmatici, quindi alla fine, ragazzi, si va dove vi ho sempre detto, vi racconteranno e noi non ce la berremo. Perché lo stesso Pino Cabras, non voglio utilizzare le mie parole, tanto ormai le, le, le conoscete, ma quando il giornalista domanda a Cabras non ci, sono le, non ci sono condizionalità, dicono, questa è la domanda del giornalista, la sua risposta, che è la stessa che vi ho citato mille volte ed ecco perché vi dico comunque di non abboccare alla balla del mese senza condizionalità Pino Cabras, okay, che è ancora dentro il Movimento 5 Stelle risponde io l'ho letto e riletto c'è scritto 13 volte rigorose condizionalità la Troica avrà diritto a intervenire sul nostro bilancio io l'ho letto e riletto c'è scritto 13 volte rigorose condizionalità. La Troica avrà diritto a intervenire sul nostro bilancio. Quindi, ragazzi, quando vi racconteranno la balla del mese senza condizionalità, ve l'ho spiegata già con una metafora. Vi danno una, un, ci danno una, una fiche d'ingresso gratuita per entrare nel casino. Una volta che tu spendi quella fiche, nessuno esce dal casino. Non si esce dal casino perché tutto attorno... Ci saranno i signori vestiti di nero, cioè i mercati speculativi, che colpi di spread ti diranno e eh no, adesso giochi fino in fondo. E quindi ti indebiterai, chiederai a debito, sempre a debito, e quindi è lo strozzinaggio legalizzato. Vabbè, ma è inutile che, che stiamo qua. Ormai chi, chi mi segue lo, lo sa benissimo.